Mobilità del personale ATA anno scolastico 2023-2024, compilazione e invio delle domande. Il 1 marzo il MIM ha emanato l'ordinanza ministeriale numero 36, che avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2023-2024. Le scadenze che interessano il personale ATA sono: dal 17 marzo al 3 aprile 2023 presentazione della domanda, 11 maggio chiusura operazioni degli uffici scolastici, 1 giugno pubblicazione degli esiti della mobilità. La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione tramite istanze online. Per accedere occorre essere registrati all'area riservata del portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID. L'aspirante, in caso di necessità, può delegare un altro utente purché abilitato al servizio istanze online per operare al suo posto. Basta accedere alla funzione ricerca utente per delega. Il sistema prospetta l'elenco delle domande che si possono compilare: passaggio di profilo interprovinciale, passaggio di profilo provinciale, trasferimento interprovinciale. La domanda di trasferimento si articola in queste sezioni distinte: anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali, precedenze, aree professionali, preferenze e allegati. La domanda di passaggio di profilo provinciale e interprovinciale è composta da queste sezioni: anzianità di servizio, titoli generali, precedenze, aree professionali. Se l'aspirante ha compilato le sezioni di interesse e quelle obbligatorie, può procedere con l'invio della domanda cliccando su invia. Il sistema chiede di confermare l'operazione. A conferma avvenuta, verificata la validità del codice, lo stato della domanda passa a inviata. Dopo l'invio della domanda, l'aspirante può modificare i dati solo previo annullamento dell'invio. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo invio.